Benvenuti a un nuovo numero di Pulsar Video Magazine dell'Agenzia Spaziale Italiana. Arrivano i primi dati di AMS, il potente rivelatore spaziale di antiparticelle. Nel suo esotico bottino potrebbe aver scovato tracce della componente più elusiva dell'universo, la materia oscura. Vediamo. È la più ampia collezione di materia alla rovescia mai raccolta, 400.000 positroni catturati in 18 mesi di osservazioni. Il merito di questo prezioso bottino va ad AMS-2, il cacciatore cosmico di antimateria, un esperimento internazionale realizzato con un fondamentale contributo italiano di ASI e INFN, installato sulla stazione spaziale dal maggio 2011. Mai prima d'ora erano state osservate nei raggi cosmici così tante particelle di antimateria. Per lo più si tratta di positroni, gemelli opposti degli elettroni, con carica elettrica positiva anziché negativa, antimateria appunto. Normalmente i positroni sono una componente molto rara nei raggi cosmici, che dovrebbe diminuire con l'aumentare dell'energia. Le misure di AMS invece hanno determinato che oltre i 10 GeV di energia, la presenza di positroni comincia a crescere in modo marcato fino al raggiungimento di un valore limite. Ora la sfida è scoprire l'origine di queste antiparticelle, due le ipotesi avanzate dagli scienziati. Forse sono l'effetto di una o più pulsar, oppure potrebbe trattarsi di tracce di uno dei fenomeni più misteriosi del cosmo, la materia oscura. Sebbene questa rappresenti oltre il 20% della composizione dell'universo, non siamo ancora riusciti a vederla, ma possiamo osservarne gli effetti. I positroni catturati dal magnete di AMS potrebbero essere la conseguenza dello scontro tra due particelle opposte di materia oscura, scontro in cui l'antimateria ha trionfato sulla materia ordinaria. Gli straordinari risultati prodotti da AMS sono derivati dall'analisi di più di 25 miliardi di eventi e rappresentano appena l'8% dei dati che lo strumento raccoglierà nel corso della sua missione sulla stazione spaziale, che potrà estendersi per circa 20 anni. Aspettiamo dunque aggiornamenti. Il segreto di un legame duraturo? La forza di gravità, almeno nel caso di galassie a spirale. I dettagli nel servizio di Agnese Cerroni. Tra i legami affettivi più affascinanti del cosmo, una menzione particolare merita la collaudata combinazione tra forza di gravità e le stelle che compongono i bracci delle galassie a spirale. Un'unione che, stando a quanto afferma un team di ricercatori dell'Università del Wisconsin e della Harvard Smithsonian Center, sarebbe longeva e persistente. Le galassie a spirale, come la nostrana Via Lattea, sono costituite da un raggruppamento centrale di stelle solitamente piccole, rosse e vecchie, avviluppate intorno ad un buco nero supermassiccio. Dalla regione centrale si sviluppano strutture a spirale popolate da stelle giovani e brillanti, conosciute come bracci. Alla domanda su come si formino tali bracci di stelle, polveri e gas, ha tentato di dar risposta un gruppo di astrofisici che, attraverso alcune simulazioni al computer, ha elaborato un modello che combina le due teorie maggiormente accreditate presso la comunità scientifica. La prima sostiene che le spirali sono strutture temporali legate a condizioni locali, come maggiore o minore presenza di gas e stelle in fieri. La seconda afferma che il materiale che compone i bracci si lega ed assume quella forma che mantiene per un lungo lasso di tempo grazie alla forza di gravità. I dati ottenuti con il nuovo studio pubblicato sull'Astrophysical Journal mutuano elementi da entrambe e supportano la tesi che le spirali sono sì generate da nubi molecolari che danno vita alle strutture e permettono loro di assumere la forma caratteristica, ma che è la forza di gravità a perpetrare il sodalizio tra gas, polveri e stelle, anche laddove le nubi molecolari vengano a mancare. Non solo spazio, in orbita ci sono flotte di satelliti dedicati all'osservazione della Terra. Le immagini più significative prodotte nel 2012 sono diventate un best-of targato NASA. Vediamo.
Un corto spaziale che raccoglie in pochi minuti di filmato scorci mozzafiato, eventi e fenomeni che hanno avuto come protagonista il nostro pianeta nel 2012. Per realizzarlo la NASA ha combinato immagini da satellite a colori reali, proiezioni di dati di scienze della Terra, timelapse dalla Stazione Spaziale Internazionale e modelli generati al computer. Il risultato è un tesoro inestimabile di informazioni sui fenomeni meteorologici e sul clima, sul modo in cui interagiamo con l'ambiente, sull'aria che respiriamo. Un ritratto a tutto tondo del nostro pianeta e del suo mutare nel tempo per effetto delle stagioni, della presenza e dell'attività dell'uomo. Ed ecco che a fianco delle spettacolari riprese in notturna realizzate dall'alto della stazione spaziale, vediamo lo scioglimento del ghiacciaio Petermann, l'intensificazione delle colture in Arabia Saudita, la mappa degli incendi che hanno interessato gli States nel 2012 e ancora il flusso e le temperature delle correnti oceaniche del Golfo del Messico, l'andamento giornaliero del buco dell'ozono sul Polo Sud, il devastante percorso dei venti dell'uragano Sandy. Infine, ripreso dalla ISS, il tramonto della Luna, inseparabile compagna del nostro ripetitivo ma sempre diverso eterno viaggio attorno al Sole. Per oggi è tutto, Pulsar vi saluta e vi dà appuntamento come sempre alla prossima settimana.